Dal lunedì 10 febbraio, per un paio di mesi, la passerella pedonale di Viale Martelli che attraversa il Noncello verrà chiusa al traffico ciclopedonale per eseguire lavori di ristrutturazione del manufatto. In questi giorni si stanno completando alcuni interventi di segnaletica provvisoria verticale, orizzontale e complementare per organizzare la viabilità limitrofa al cantiere e lunedì compatibilmente con le condizioni meteo è in programma l'inizio dei lavori. L'assessore comunale all'urbanistica Flavio Moro. Lunedì cominceranno i lavori della passerella di Viale Martelli, la passerella in legno che attualmente viene utilizzata come pista ciclabile e passaggio pedonale. E la manutenzione ormai era improponibile perché i lavori continuavano a caricare costi sull'amministrazione, per cui abbiamo deciso l'anno scorso di ricostruire nuovamente la passerella. La previsione è fine aprile, prima di maggio il termine dei lavori. Con l'augurio di riuscire a riaprirla proprio in occasione della durata degli alpini. I lavori consisteranno in, nel rifacimento del ponte in legno e nel rifacimento e sistemazione della parte pedonale, della stradina che arriva fino a via Riviera del Pordenone. L'area verrà tutta circoscrita in un cantiere, non siamo riusciti a trovare una soluzione per la pista ciclabile, per cui sarà, saremo costretti ad utilizzare la, la viabilità ordinaria per la parte ciclabile, che sono quel, quel pezzo di 200 metri. Mentre la parte pedonale sarà possibile percorrerla nel lato opposto fino alla casetta, quella all'ingresso del ex cotonificio veneziano e poi lì ci sarà un attraversamento pedonale. Ovviamente il tempo ci deve aiutare perché se il tempo è buono, i lavori saranno sicuramente terminati alla fine di aprile.